Amici di Terra Libera, bentrovati. Siamo nel cuore del centro storico della città di Castelnuovo Ionio, un centro storico importante e particolare sicuramente da valorizzare, ma che richiede tanto impegno, tanto lavoro e anche la collaborazione un po' di tutti, sia a livello istituzionale che da parte della cittadinanza. Nei giorni scorsi, precisamente l'8 settembre scorso, il sindaco della città di Cassano, Gianni Papasso, ha emanato un'ordinanza finalizzata alla pulizia, decoro e sicurezza del centro storico del capoluogo, ma anche delle frazioni di Doria e Lauropoli, per garantire l'incolumità pubblica e prevenire situazioni di degrado potenzialmente lesive della salute, anche in riferimento all'emergenza che stiamo vivendo, emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un intervento straordinario, un intervento che viene fatto per la prima volta grazie all'input e all'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Papasso. L'obiettivo di questo atto, di questa ordinanza, è quello di sensibilizzare la cittadinanza e prevenire comportamenti negligenti o azioni che possono generare condizioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo pubblico e consentire la serena fruizione delle aree e degli spazi pubblici che pur coesistono in questo ambiente. Però c'è tanto, per come dimostrano le immagini, tanto ancora da lavorare, tanto ancora da intervenire, tanto ancora da capire. Nei giorni passati la polizia locale aveva rilevato infatti una situazione di incuria del centro storico, sia del capoluogo, sia quindi di Cassano Centro, che delle frazioni di Doria e di Lauropoli, tante le case abbandonate che necessitano, come abbiamo visto, di interventi urgenti di messa in sicurezza e di pulizia a causa di rifiuti che sono stati accumulati dentro gli immobili e le immagini che mostriamo sono eloquenti e che ormai hanno compromesso il decoro urbano, oltre che creare fonte di pericolo per la incolumità e la salute pubblica di quanti insistono, di quanti abitano, di quanti risiedono appunto nel centro storico. Lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici, quali invissi, griglie, reti ed altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali di ogni genere, infatti, favorisce la presenza di questi animali infestanti di vario genere o l'abbandono incontrollato di rifiuti, così come abbiamo registrato con la nostra telecamera. Tutto questo ha creato una situazione particolarmente lesiva per la tutela della salute pubblica, considerato che può diventare ricettacolo di batteri. Se poi si aggiunge che siamo in piena emergenza di Covid-19, si capisce bene che l'ordinanza del sindaco si è resa più che mai necessaria per porre in essere qualsiasi attività di contrasto al contagio e garantire la più ampia salubrità dei luoghi pubblici e anche di quelli privati. Ma chiaramente per centrare questo obiettivo bisogna anche prevenire e contrastare i comportamenti anche omissivi che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e del depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e sostanzialmente della qualità della vita civile della cittadina. A questo scopo il sindaco Papasso ha ordinato ai proprietari o locatari degli immobili, anche se inutilizzati, oppure chiusi, ubicati nel centro storico dove stiamo in questo momento, sia del capoluogo che anche delle frazioni di Doria e di Lauropoli, di attenersi ad alcuni comportamenti, e cioè quelli di pulire e togliere eventuali rifiuti accumulatisi negli spazi e nella loro disponibilità entro 5 giorni dall'ordinanza, poi mantenere lo stato di decoro delle proprietà e vigilare affinché non si creino situazioni di potenziale danno alla sanità, all'ambiente e al decoro pubblico. Ma tante le prescrizioni che purtroppo al momento sono trascorsi i 5 giorni e nulla è stato fatto da parte dei privati. E a questo punto è intervenuto il pubblico, è intervenuto il comune di Cassano che sta facendo eseguire dei lavori così come stiamo registrando con le nostre immagini.
presso questi immobili abbandonati, li sta facendo ripulire e murare per evitare che essi possano essere oggetto di infiltrazione di ogni genere, sia di animale che anche da parte umana, ma incontrollate da questo punto di vista. L'ordinanza, per farla breve, prevede anche delle sanzioni per coloro i quali non hanno ottemperato a queste disposizioni, con ammende che ovviamente saranno comunicate, poi saranno notificate ai proprietari. L'ordinanza era stata resa immediatamente eseguibile e quindi oggi stiamo assistendo appunto all'esecuzione coatta degli interventi che non sono stati praticati e attuati da parte dei proprietari. Che dire infine? È un intervento importante e singolare, lo ribadisco ancora una volta, quello che sta avvenendo in questa fase nel centro storico di Cassano, ma la stessa cosa ci sarà anche a Lauropoli e a Doria, per cercare di recuperare, di salvaguardare, di tutelare un po' sia le strutture sia la salute pubblica. Ma in tutto questo, oltre a quello che fa la pubblica amministrazione, l'istituzione locale, c'è bisogno anche di tanta, tanta collaborazione da parte della comunità civile, da parte della cittadinanza, e speriamo che il messaggio possa arrivare e possa essere recepito. Le immagini che stiamo mostrando sono eloquenti dello stato di salute, tra virgolette, del centro storico di Cassano Ionio. Il sindaco nei giorni scorsi ha emanato una propria ordinanza per un intervento straordinario. È uno dei pochi interventi, se non proprio il primo intervento incisivo che si vuole fare per pulire, per dare dignità, per recuperare un po' dal punto di vista igienico-sanitario questa parte del comune di Cassano Ionio. Sindaco, partiamo con l'ordinanza. Ma io sono profondamente amareggiato, perché ho trovato una condizione di indecenza. Io non sono stato per 2 anni al comune, ho girato lungo e largo il territorio nel corso della campagna elettorale, ho preso impegno con i cittadini del centro storico di intervenire, tant'è che proprio ieri, approntando il bilancio di previsione del 2020, che dobbiamo approvare entro il 30 settembre, ho chiesto all'ufficio di ragioneria dove fossero finiti i fondi che stanziai a suo tempo per il piano del recupero del centro storico. A dire la verità, ho trovato tutto in ordine, la ragioneria mi ha risposto: stanno nell'avanzo di amministrazione, se voi volete recuperarli per fare nuovamente il piano di recupero del centro storico, noi possiamo metterlo a disposizione dell'amministrazione comunale. E quindi, diciamo, per passare dall'astratto al concreto, perché parlare di centro storico è facile, poi però bisogna operare, bisogna intervenire. Le condizioni in cui si trova il centro storico di Cosenza sono le condizioni in cui si trovano tutti i centri storici, diciamo, dei paesi, soprattutto del Mezzogiorno, in maniera particolare della Calabria. Proprio per questo in questi giorni abbiamo ascoltato, sentito, che dopo alcuni anni finalmente, mi complimento pure, è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero dei Beni Culturali, il Sindaco di Cosenza, il Presidente della Provincia di Cosenza, per il recupero del centro storico di Cosenza, perché è in una condizione di abbandono. Mi fanno ridere coloro i quali pensano che il sindaco, eletto con una bacchetta magica, può immediatamente demolire, ricostruire, eccetera. Bontà loro. Io non sono in grado di poterlo fare tutto questo, se potessi farlo lo farei subito con immenso piacere. Cerco di distribuire le mie forze, le mie possibilità, la mia attività sull'intero territorio comunale. Qualcuno potrebbe dirmi: ma perché sei arrivato a settembre nel centro storico? Forse ci dovevamo arrivare prima. Non è vero. Noi siamo venuti da subito nel centro storico, però non credo che nel mondo esistesse altra persona che fosse a conoscenza che a febbraio-marzo scoppiasse il Covid e che avrebbe imposto un lockdown che è durato fino a maggio e che ancora diciamo, le condizioni della pandemia persistono e che quindi praticamente noi dobbiamo stare molto molto attenti a come fare
per tutelare la salute pubblica. E mentre facevamo questo abbiamo dovuto fare degli adempimenti. Gli adempimenti che abbiamo dovuto fare sono stati quelli di approvare il bilancio consuntivo, altrimenti ci avrebbero sciolto il Consiglio Comunale. E approvando il bilancio consuntivo con il suo rendiconto, poi ci siamo accorti che abbiamo trovato un paio di milioni di debiti fuori bilancio e abbiamo dovuto prendere i soldi dei cittadini, perché abbiamo dovuto recuperare dalla fiscalità generale i soldi dei cittadini, quindi per fare interventi al centro storico, interventi per fare strade, illuminazione e tante attività, eccetera. Abbiamo preso 2 milioni, no? E abbiamo dovuto sanare i debiti che abbiamo trovato. Questa è anche attività dalla gestione commissariale. Debiti che sono state rinvenute dalla gestione commissariale, soprattutto per quanto concerne la questione dei rifiuti, perché quando è stato approvato il piano, diciamo, economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti per l'anno 2019, purtroppo no, è stato approvato sottodimensionato. Io non so se è stato fatto apposta, spero di no, perché essendo stato sottodimensionato, cioè praticamente non è stata aumentata la bolletta ai cittadini. Però nel frattempo è stato fatto un debito ed è sempre il cittadino che paga, perché poi non possiamo garantire i servizi, quindi abbiamo dovuto fare anche questo. Nel mentre stavamo facendo questo, noi siamo un comune turistico, no, noi abbiamo, diciamo, due centri turistici d'eccellenza, Laghi di Sibari, con il canale chiuso. Noi abbiamo dovuto lavorare per far aprire il canale, investire delle somme, soldi, eccetera, eccetera, per garantire la possibilità ai Laghi di Sibari di una ripresa. E io, diciamo, mi ribello fortemente nei confronti di chi dice: ma tu stai facendo il sindaco di Sibari? Io sto facendo il sindaco del comune di Cassano, perché io ho il dovere morale, civile, amministrativo e politico, sono stato delegato dal cittadino a fare questa cosa, per far risalire la china dal punto di vista socio-economico al comune. Non posso che puntare sui centri che possono dare, diciamo, sostegno economico, e quindi pulizia del canale, e quindi i laghi, una propaganda a favore dei laghi, i laghi che riprendono, che cominciano a viaggiare di nuovo. Poi c'è il villaggio Marina di Sibari, non dobbiamo dimenticarci che è un villaggio dove ci sono tantissime attività commerciali in mano ai cassanesi, e quindi tanta gente che lavora, dove tantissimi cittadini di Cassano hanno la cosiddetta seconda casa, dove ci sono stabilimenti balneari gestiti da cittadini cassanesi, dove nell'acqua di Marina di Sibari c'erano i vermi. E quindi praticamente per una questione igienico-sanitaria ci siamo dovuti impegnare, investendo anche delle somme, per praticamente cercare di potabilizzare, rendere pulita l'acqua. E abbiamo, come dire, fatto quello che potevamo fare. E devo dire che in Marina di Sibari quest'anno è stato frequentato nuovamente da tanta gente, c'è stata la ripresa, ma anche lì, no, fine giugno, prima di luglio, appena uscito dal lockdown, noi abbiamo trovato una situazione incredibile. Abbiamo trovato tonnellate di rifiuti di ogni genere ammassate nelle piazzette, sulle strade, eccetera, eccetera, e abbiamo dovuto fare un intervento di carattere straordinario che è costato alla pubblica opinione, perché tutti quegli interventi costano. Però possiamo dire che la gente ha giudicato l'impegno della nostra amministrazione comunale come un impegno serio e concreto. Infatti io vi potrei far leggere messaggi, anche messaggi audio di cittadini che se ne sono andati, che sono complimentati con il sindaco, quindi con Cassano, per aver fatto il suo dovere. Ieri sera sono stato sempre nella zona turistica di Cassano a casa di alcuni amici miei, i quali mi hanno detto: Gianni, la zona di Millepin è stata popolata, c'era tanta gente. Quindi possiamo dire, poi faremo insieme un bilancio, possiamo dire che praticamente sul territorio di Cassano, ed era quello che noi volevamo, è arrivata gente, è venuta gente per fare le vacanze, ha portato economia. Quindi io non mi sono distratto dall'Europa, da Cassano, da Doria, dalle contrade. Io ho cercato di attenzionare, come quando devi ospitare qualcuno, cioè se io so che tu vieni a pranzo da me,
la cosiddetta camera di pranzo. No, la sistemo, apparecchio come Dio comanda. Non te la faccio trovare sporco. Siccome da noi dovevano venire i villeggianti e i turisti, noi abbiamo cercato, come dire, di tenere. E il mare è stato pulitissimo, le spiagge sono state pulite. Siamo rientrati nel centro storico, sono finiti, diciamo, gli interventi sulla marina, siamo tornati. Io ho trovato una situazione di indecenza. Indecenza dovuta all'inciviltà del cittadino, perché qua ci sono due tipi di inciviltà. C'è l'inciviltà dei proprietari delle case, che hanno abbandonato le proprie case, non le custodiscono. E anche loro hanno delle responsabilità. E hanno grosse responsabilità, non delle, grosse responsabilità, perché se tu lasci le case in maniera abbandonata, poi all'interno di quelle case ci può essere tutto, no? Non solo i rifiuti, ci può essere anche la droga, no? Perché sono alla mercé di tutto. Può essere il ricettacolo di tante situazioni. Ci può essere tutto. Ed è la prima inciviltà. Poi c'è la seconda inciviltà. C'è anche il cittadino che dice, la porta me l'hanno sfondata. Allora chiamo un mastro muratore, no, vai e la vai a tombagnare. Comunica al sindaco, alle forze dell'ordine, che c'è questo problema qui, la vai a tombagnare. Dopodiché c'è l'inciviltà di gente che abita nel centro storico e non solo, perché queste case, queste ci sono tante anche stalle, sono state riempite di rifiuti, su pellette di vacca, c'è una situazione, c'è una schifezza. Ma le immagini sono le più. Allora, io sono venuto e innanzitutto ho fatto un'ordinanza nei confronti per trovare i proprietari di un'abitazione che sta crollando. Ho dovuto faticare insieme ai vigili urbani. Abbiamo fatto un'ordinanza per assegnare del tempo a chi è proprietario, quantomeno probabile proprietario di un immobile che sta accadendo dove c'è uno stato di pericolo, di intervenire in Vico Monte e di mettere in sicurezza, diciamo, l'immobile. Dopo aver parlato con alcune, diciamo, di ipotetici proprietari per decine di volte. Dopodiché ho chiesto la gentilezza, la cortesia alla polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale di fare una passeggiata nel centro storico, di venire ad osservare quello che stava avvenendo. Mi hanno relazionato e io ho emesso questa ordinanza, la numero 435 dell'8 settembre, in cui descrivo la situazione che c'è nel centro storico, faccio mia quella che è la relazione dei vigili urbani dell'ufficio tecnico comunale, descrivo che c'è un problema igienico sanitario grande quanto una montagna e ordino ai titolari delle abitazioni di intervenire immediatamente assegnando 5 giorni, ordino a chi poteva farlo di asportare rifiuti, tutto ciò che si poteva asportare, e i 5 giorni sono scaduti, alla mezzanotte domenica scorsa. Lunedì mattina alle 6 noi eravamo già nel centro storico ad incominciare ad intervenire, a pulire eccetera. E ieri, il lunedì, io sono stato a Catanzaro e non sono stato in grado di venire qui. Ieri martedì abbiamo fatto giunta e abbiamo dovuto liquidare il bilancio di previsione eccetera, e quindi non ho avuto la possibilità di venire. Stamattina alle 9:30 insieme con te, insieme ai vigili urbani, insieme all'ufficio tecnico, siamo venuti e abbiamo trovato una situazione veramente orribile, vergognosa. No, io vi posso assicurare che negli ultimi 3 anni la situazione è peggiorata veramente in maniera spaventosa. È una cosa veramente vergognosa. È una cosa veramente vergognosa. Sia chiaro che io non intendo scaricare sugli altri la responsabilità, però da quello che dicono i cittadini, no, mi pare che negli ultimi 2 anni o 3 la situazione è peggiorata tantissimo. La presenza dell'amministrazione non c'è stata. Ma questo significherebbe scaricare sugli altri, io mi assumo tutte le responsabilità. Io ho pregato i miei collaboratori, i vigili urbani, lo dico in diretta, mi devono fare subito una relazione perché io voglio declinare le responsabilità. Io convocherò il Consiglio Comunale dove porterò le foto, le immagini del degrado che esiste, perché il degrado non l'ha creato il sindaco, il degrado è stato creato dall'incuria, dalla poca attenzione da parte dell'amministrazione, della poca attenzione anche delle aziende che fa, diciamo, il servizio di igiene urbana, è stata creata dall'inciviltà. E allora sia chiaro,
stiamo intervenendo, andiamo nella stalla, andiamo nell'abitazione, andiamo, apriamo, puliamo, facciamo disinfezione, derattizzazione, muriamo e chiudiamo. Sono costi, non pago io, l'azienda non lo fa il lavoro gratuitamente, paga sempre il cittadino. E allora noi abbiamo aggredito, diciamo, la parte del centro storico che va da via Popolo, via Siena, man mano a salire via Guerrazzi, via Covolta, via Mangine, via Farina, eccetera, finché non arriviamo, diciamo, alla zona di Vaccadorna, verso sopra. Abbiamo aggredito questa zona qui e beh, devo dire che se dovessi obbedire al sentimento umano, no, io dovrei gettare la spugna e andarmene, perché sono rimasto veramente mortificato, deluso, amareggiato, perché di fronte a un'inciviltà di questo genere, di fronte ad una zozzeria di questo genere, credo che nessun animo umano possa resistere, perché dà fastidio. Io sono veramente mortificato. Poi c'è l'animo dell'amministratore, c'è il sentimento dell'uomo che per tre volte consecutivo è stato eletto dalla gente di Cassano e che vuole fare il suo dovere sino in fondo, e quindi io, se posso, non so se le immagini avete fatto, io sono andato nelle stalle, sono andato nelle case dove c'era anche, diciamo, il pericolo di potersi infettare, per andare a vedere direttamente come stanno le cose, e continuerò nei prossimi giorni, come dire, a far ripulire in lungo e largo il centro storico. Però se non c'è la collaborazione dei cittadini non possiamo fare niente. Quella siamo, è essenziale. Noi siamo qui a largo di Cefalonia, scusate, le panchine, le, diciamo, la spalliera delle panchine, fatti in legno, carino, eccetera, eccetera, non è che se ne va perché c'è l'ingure del tempo. Cioè, c'è gente che una signora mi ha detto che ha visto che le spalliere venivano, no, rivelte e poi bruciate. Non è possibile una cosa di questo genere. Se poi aggiungiamo a tutto questo il fatto che a Cassano Ionio il 70% dei cittadini non paga l'acqua, non paga la terza urbana, significa che è un comune che noi dobbiamo chiudere, è un comune che non ha prospettive, un comune che non ha futuro. E allora, con questo stato d'animo, diciamo, veramente pieno di amarezza, di delusione, anche di umiliazione, perché non è possibile che il mio paese, non il paese del sindaco Papasso, il paese dove vive Gianni Papasso come uomo, dove viviamo tutti quanti noi, possa stare e essere in queste condizioni. Ci può essere tanta ingiustizia. Tutti quanti noi dobbiamo fare il nostro dovere. Sento dire, mettere le telecamere, fare le telecamere, le abbiamo messe. Pregate il comandante di vigile di stampare un po' di foto, che ci voglio fare anche dei poster grandi, no? Però devo rispettare anche la privacy. Ma vi posso assicurare che noi abbiamo notificato tantissime multe, ma proprio tante. Però l'inciviltà continua. Noi andremo avanti, cercheremo di intervenire, però io credo che da solo non ce la posso fare. Io non ho né le risorse, nelle forze amministrative e politiche per affrontare una questione così complessa come quella del recupero del centro storico di Cassano, dove occorrono, credo, più dei 90 milioni che sono stati stanziati per il comune di Cosenza. Quindi io convocherò il consiglio comunale, vorrò un dibattito sul centro storico dove tutte le forze politiche, il consiglio comunale possa diciamo, discutere, decidere, e possiamo assumere i provvedimenti per chiedere l'intervento della regione, l'intervento dello Stato, del governo, perché oltretutto c'è uno stato di pericolo, perché il centro storico è a rischio, ci sono abitazioni che stanno per crollare, ci sono coperture che stanno per crollare, e nella prossima stagione invernale, quando c'è il vento, eccetera, eccetera, i cittadini rischiano anche la salute. E non vorrei, perché il tentativo è già in atto, che poi il responsabile di questa porcheria diventi il sindaco Papasso, che ci sta mettendo il cuore e l'anima per cercare di risolvere i problemi di Cassano. Ultima cosa, in questi giorni c'è un dibattito sui borghi, tanti comuni,
dalla Regione Calabria hanno avuto un finanziamento che è 100.000 euro, ma anche che 1 milione di euro per i borghi, e la Regione sta rivedendo le graduatorie. Io sono andato per vedere quando era stata assegnata a Cuneo e Cassanioni, ho trovato la notizia cattiva che il Cuneo e Cassanioni non ha partecipato al bando dei borghi, e quindi non abbiamo avuto la possibilità in termini economici di completare la sistemazione della strada maestra. L'ho iniziata io la sistemazione della strada maestra, fino a un certo punto, da Piazza Paglialungo e fino all'incrocio, c'è il negozio di Arcidiacono, eccetera. Quello è stato fatto. Poi il progetto di continuazione avremmo potuto farlo con questi finanziamenti. Il comune non ha partecipato, non ero il sindaco, e tanti professorini stanno zitti, i fiancheggiatori stanno zitti. Io sono per fare sistemare via Guerrazzi. Qualcuno potrebbe dire: ma tu la vuoi sistemare perché ci sta Zerusino o perché ci sei nato? Sì, io sono nato in via Siena, confinante con via Guerrazzi, ma per me Anzalagat è la porta d'ingresso nel centro storico, non può stare in queste condizioni. Per ristrutturarlo ci vogliono i soldi. Caro Zerusino, devi sapere che l'altro giorno il sottoscritto ha avuto l'umiliazione da parte di una signora che conosco, son nome e cognome, che mi ha chiamato e mi ha detto che sei un sindaco stronzo. E io, qual era il dramma mio? Che praticamente devo combattere con l'inciviltà. Io queste cose non mi demoliscono, vado avanti, eccetera. Bontà sua che ha voluto apostrofarmi così, ha voluto offendermi così, però io non mollo, vado avanti, ce la metterò tutta. Quando non ce la faccio, chiederò ai cittadini. Io chiedo ai cittadini di Cassano, del centro storico, di darmi una mano. Insieme dobbiamo ribellarci, perché la controparte non è il sindaco. La controparte, in questo caso, sono altre autorità. Perché il sindaco da solo non ce la può fare. E anche questa storia, che faccio l'ordinanza e a Sibari scrivono su Facebook e ti sei dimenticato di Sibari. Dopodiché vado a Marina Sibari e sei uno stronzo perché pensi a Marina Sibari. Scusate. Noi siamo Cassano, Lavropa, Dori, Sibari, Lattughello, Millepini, Permoto, Fiego, Monte, Cannella, c'è il problema che posso dimenticare, ma siamo un'unica entità territoriale, quindi il sindaco deve intervenire dappertutto. Per esempio, venerdì mattina festeggeremo, se così possiamo dire, il fatto che consegniamo i lavori, un milione di lavori, per l'abitumazione di strada a Cassano, all'Europa, a Dori e a Sibba e anche in alcune contrade. E il territorio va trattato tutto allo stesso modo. Ripeto, sono veramente amareggiato, sono deluso, perché non possono starci su questo territorio i cittadini che hanno prodotto quel misfatto. Ma non li voglio nemmeno reprimere, la multa poi è un fatto amministrativo. Io ci voglio parlare, cioè voglio spiegare loro che quelle situazioni che ci hanno fatto trovare sono veicoli di invenzione per i bambini, per gli anziani, per loro stessi. Il tifo, possiamo prendere la salmonella, c'è il Covid, dobbiamo tutti quanti fare il nostro dovere. Io ringrazio Telecassano per la collaborazione e da questo punto di vista vi chiedo una mano, un aiuto in più, perché altrimenti qui rischiamo che arriverà il momento dove dovremo forse contare altre situazioni. Io spero che questo non possa avvenire, quindi non so se già nel Consiglio del 30 noi scriveremo il punto, un dibattito sul centro storico, però una cosa lo so, domani altri fotografi verranno nel centro storico, dovranno fotografare il lungo e il largo, e io farò fare dei poster dei 6x3 in cui dirò: qui i Zazzarus hanno fatto queste cose qui, perché non ci può essere nessuno che lo può addebitare a me, perché io non ho la forza. Se potessi essere moltiplicato 18.200, perché tanti siamo i cittadini di Cassano, starei accanto a ogni cittadino.
Beh, ognuno deve fare il suo. E tanti professoroni che parlano, fanno, eccetera, devono dare una mano. L'opposizione è finita il giorno della campagna elettorale, adesso dobbiamo essere insieme. Mi pare che stiamo anche testimoniando da questo punto di vista più unità possibile per cercare di fare il nostro dovere. Io sto andando in comune perché alle 12 siamo già in ritardo, ci deve essere una riunione con l'impresa che svolge il servizio nella terza urbana, con i sindacati, perché voglio dire a loro, scusate, ma lavorate, perché la gente, se io devo far pagare la bolletta, vuole l'estate pulita. E non è che la mattina ci possa essere 5 dipendenti che dicono non venga che sono in malattia, non mi sento buono. Quando non ti senti bene, significa che c'è disservizio nei confronti del cittadino. E poi il cittadino cosa ha finito? Gira gira con il sindaco. E tutto questo non credo che sia giù, perché io non, se fossi un sindaco distratto, un sindaco menefreghista, un sindaco superficiale, beh, allora, io sto facendo veramente il muratore, il manovale, insomma. No, ma un muratore no, un manovale, per cercare di dare una mano. Però, ripeto, sono fortemente amareggiato, io chiedo anche, diciamo, alle scuole, al vescovo, a tutte le forze economiche e sociali di Cassano, di darmi una mano, di intervenire, lavoriamo insieme, cioè al mondo delle professioni, datemi una mano, lavoriamo insieme a far capire alla nostra città che siamo arrivati al punto zero, non possiamo andare più avanti perché altrimenti praticamente significa che noi non andremo avanti, avremo un comune che andrà chiuso. Un comune che praticamente avrà problemi diciamo anche igienico-sanitari terribili. Quindi vi ringrazio e ci vediamo prossimamente subito, credo che per continuare questa discussione che non può ridursi in un'intervista, ma che deve investire l'intero consiglio comunale. E al consiglio comunale io inviterò a partecipare tutti i cittadini del centro storico che devono venire, no, anche a criticare Soccorso. Però a prendere coscienza che il problema non è la negligenza del sindaco, perché vi assicuro che non c'è, o anche degli uffici. Qui occorre un investimento. Dobbiamo scrivere a Franceschini, dobbiamo scrivere alla Regione Calabria, dobbiamo scrivere a chi di competenza per darci le risorse necessarie, almeno per metterlo in sicurezza il centro storico, perché va messo in sicurezza, e poi per recuperarlo. Bene, sindaco, nessuno può negare la sua abnegazione, il suo impegno a 360 gradi per il territorio del comune di Cassano. Altrove il centro storico è un valore aggiunto per far crescere le realtà. Noi lo abbiamo sempre detto nel tempo, questo è un centro storico particolare che è anche importante, bello da vivere e da offrire anche a chi viene da fuori, però chiaramente l'immagine che abbiamo, con cui ci siamo imbattati in questi giorni, è veramente desolante e triste. Un centro storico che purtroppo non è curato e non è salvaguardato nemmeno da chi ci risiede all'interno. Un centro storico che purtroppo, nonostante gli interventi che ci sono stati fatti da parte delle istituzioni, è stato e viene costantemente e continuamente vandalizzato. Significa che non c'è nemmeno il senso di appartenenza degli stessi residenti, dei stessi castanesi nei confronti di questa bella realtà. Speriamo che queste immagini, questi messaggi che lei ha lanciato possano essere recepiti e che la gente possa farne tesoro per migliorarci. Abbiamo un esempio, no, ci eravamo lasciati nel 2017 con questo esempio, il Palazzo Pontieri Gallo, che abbiamo fatto ristrutturare. Andammo a fare un sopralluogo, io e il vescovo all'interno del palazzo, perché da un lato il comune voleva farne sede dei servizi sociali e il vescovo voleva farne sede della biblioteca diocesana e di altre attività, eccetera. Non è stato possibile consegnare il palazzo al comune perché non era stato fatto il collaudo, la burocrazia. Beh, poi c'è stata la crisi, eccetera, dell'amministrazione comunale, adesso è stato vandalizzato. E c'è chi, no? Anziché accusare i vandali, dire vigliacchi, vergognatevi per aver distrutto, no, un bene,
trova il tempo magari per accusare gli amministratori. Fa niente. Allora, io sono nel centro storico, deve essere chiaro, per recuperarlo appunto di igienico sanitari, ma anche per recuperarlo dalle malversazioni, droga e tutte quelle cose, cioè qua non deve circolare. Ne parlerò anche con le forze dell'ordine. Bene, arrivederci.